In una fattoria uruguayana vive un uomo anziano che sembra un pensionato qualunque. Si presenta solo come José, ma quando il suo cognome viene condiviso tra i suoi pochi visitatori, questi rimangono scioccati quando scoprono chi è veramente. In Uruguay vive un anziano contadino che ama la sua vita semplice. Il suo nome è José. Si è trasferito alla fattoria quando è andato in pensione e ama trascorrere il suo tempo libero piantando fiori e curando il suo giardino. Sua moglie Lucia è particolarmente appassionata di fiori selvatici e si rallegra ogni volta che riescono a far rinascere le loro amate piante dopo l'inverno. La fattoria, la casa e il trattore che usano per lavorare appartengono in realtà a lei, ma non hanno mai messo etichette sulle loro proprietà. Sono sposati da troppo tempo per chiamare ancora qualcosa suo o di lei, invece che loro. La casa, alla periferia di Montevideo, è una modesta capanna con alcuni arbusti e alberi intorno. José guadagnava molto denaro quando era nel fiore degli anni, ma non riceve la pensione dal suo ex datore di lavoro e ha solo 1.800 dollari in un conto di risparmio. Perciò la sua casa sembra un po' mal ridotta dall'esterno, ma è abbastanza calda e accogliente per lui e sua moglie. La strada che porta alla fattoria non è mai stata asfaltata o ricoperta di catrame, perché praticamente nessuno va a trovare José nella sua capanna. Tuttavia, se qualcuno decidesse di fare una visita senza appuntamento o preavviso, verrebbe comunque accolto con un sorriso invitante dai due pensionati. A José e a sua moglie piace far sentire a casa i pochi visitatori. Indossano abiti casual e lui spesso si vanta di non aver mai indossato una cravatta in tutta la sua vita. Il suo vecchio lavoro la richiedeva, ma lui non ha mai ceduto. In realtà non ha mai ceduto a molte cose che il suo lavoro richiedeva, ed è per questo che si è lasciato alle spalle tutta quella vita quando è andato in pensione. Era un uomo importante, con molte responsabilità, ma dice sempre che preferirebbe l'agricoltura e il sudore alla sua vecchia vita ogni singolo giorno. Per lui il suo prestigioso lavoro era un dovere da portare avanti con serietà, non qualcosa di cui vantarsi. A dire il vero, però, José è sempre stato molto atipico nel suo ruolo. Non amava stringere le mani e ha sempre preferito la compagnia del suo cane a tre zampe, di nome Manuela, agli sguardi ammiccanti di colleghi e dipendenti. Aveva un autista che lo portava ovunque volesse, ma quando è andato in pensione ha lasciato questo lusso per comprare una vecchia auto, ideale per trasportare la moglie e il cane da e verso il mercato agricolo in città. Come la maggior parte degli agricoltori, José si prende raramente qualche giorno di riposo per rilassarsi e godersi il tempo libero. Quando lo fa, però, ama cenare in ristoranti ordinari vicino al mare e consumare pasti leggeri con la sua piccola famiglia. Tutto sommato, José è un uomo normale, con una vita normale. Ma non è sempre stato ciò che chiamiamo normale. È proprio durante una delle sue sporadiche vacanze che qualcuno gli ha scattato una foto da postare su Facebook. E l'intero paese ha potuto dare uno sguardo sconvolgente alla vita di un uomo il cui nome, un tempo, era sulla bocca di tutti. Qualche anno fa il cognome di José era associato alla vergogna. Parte del suo prestigioso lavoro consisteva nel tenere discorsi di fronte a migliaia di persone. E durante questi discorsi José era raramente sottile ed educato. In realtà era conosciuto come un uomo schietto che rischiava di fare delle gaffe davvero brutte in pubblico. Quando le persone normali fanno una gaffe, di solito devono scusarsi o affrontare lo scrutinio di altri conoscenti. José, invece, ha commesso diversi errori di fronte all'intera nazione. Una volta addirittura definito l'allora presidente dell'Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, una vecchia megera davanti a migliaia di persone. Allo stesso modo ha dovuto scusarsi con il marito ed ex presidente Néstor Kirchner per averlo definito strabico. In una gaffe politica diversa ma altrettanto imbarazzante, José ha dichiarato che il presidente del Venezuela, Nicolás Maduro, è pazzo come una capra. Sebbene nel corso degli anni molti consiglieri avessero cercato di migliorare il suo aspetto pubblico, c'era sempre ben poco da fare per controllare i suoi pensieri e la sua schiettezza. Ecco perché i suoi stessi colleghi hanno tirato un sospiro di sollievo quando ha deciso di ritirarsi dalla sua posizione di rilievo. All'epoca, nel 2015, José aveva già 80 anni. Non scomparve subito dalle scene, ma andò a ricoprire un'altra posizione nello stesso settore e dedicò altri 5 anni della sua vita a questo lavoro.
Molti si aspettavano che mantenesse la sua posizione per altri 5 anni, ma lui dichiarò pubblicamente di non voler aspettare i 90 anni per andare finalmente in pensione ed essere libero dai suoi numerosi obblighi. Il passaggio alla nuova vita non è stato difficile per José. Anche se avrebbe avuto il diritto di vivere in un palazzo lussuoso, aveva sempre preferito la sua piccola fattoria, dove poteva stare vicino a sua moglie quanto voleva. Lucia è diventata la sua legittima sposa nel 2005, ma i due erano compagni di vita da molto prima. Si sono conosciuti durante la guerriglia per il gruppo armato di ribelli di sinistra, noto come Tupamaros, e si opponeva alla dittatura che ha tenuto sotto controllo l'Uruguay tra il 1973 e il 1985. Anche José fu incarcerato per le sue attività di ribellione e rimase in carcere per quasi 12 anni. Quando i dittatori furono finalmente rovesciati nel 1985, si tuffò subito in politica sperando di rendere il suo paese un posto migliore. Con un passato del genere è più facile capire perché José abbia sempre avuto difficoltà a conformarsi agli standard che il suo ruolo lucido e di primo piano nel paese gli richiedeva. Molti direbbero addirittura che ha cambiato le regole della politica in Uruguay. Ma non ha mai avuto uno stilista o un guardaroba costoso. Per cui molti dei suoi critici si arrabbiavano quando si presentava agli incontri internazionali con abiti che definivano stracci vecchi. Nonostante le critiche, non si lasciava influenzare. Gli abiti giusti non sono mai stati importanti per lui. Ciò che contava era che prestasse attenzione alle questioni importanti. Non sprecava mai denaro per cose che considerava banali e per questo si guadagnò il massimo rispetto di molte persone. Un altro aspetto della sua vita che faceva applaudire la gente comune, ma che metteva a disagio i suoi colleghi, era la sua riluttanza ad accettare uno stipendio adeguato. Quando ricopriva il titolo più alto della sua lunga carriera, riceveva $12.000 al mese e ne devolveva circa il 90% in beneficenza. In diverse occasioni ha anche aiutato gli imprenditori locali ad avviare le loro attività. Teneva solo il necessario per mandare avanti la sua fattoria, anche perché quella proprietà divenne presto il luogo ufficiale per tenere riunioni di importanza internazionale. Alla fattoria non c'era alcun segno di sicurezza visibile e le uniche persone armate erano 2 agenti di polizia in borghese. Non ha mai fatto ricorso alla sicurezza nemmeno quando si spostava in città. La maggior parte dei politici gira in limousine di lusso con vetri oscurati e antiproiettile. Tuttavia, José ha sempre rifiutato di essere definito in base all'auto che guidava. Aveva un modesto maggiolino Volkswagen del 1987 con segni di ruggine sulla carrozzeria, ma era molto legato all'auto e si rifiutava di sbarazzarsene. Nel 2014 questo maggiolino è diventato così famoso che la gente ha iniziato a fare offerte per acquistarlo. Il veicolo in sé non aveva alcun valore immateriale, ma molti avrebbero voluto guidare la stessa auto che aveva spesso aiutato un uomo come José a spostarsi nel suo amato paese. Nonostante gli fosse stato offerto fino a $1.000.000, rifiutò l'offerta di vendita. Ma perché tutte queste persone morivano dalla voglia di avere un pezzo di José? E perché un semplice politico era sotto i riflettori? La risposta scioccante è che José non era affatto un semplice politico. Anche se oggi sembra un pensionato qualunque, dal 2010 al 2015, José Alberto Mujica Cordano è stato il presidente dell'Uruguay. Nonostante le critiche che ha dovuto affrontare per le sue dichiarazioni schiette e il suo comportamento frugale, quest'uomo si è guadagnato il rispetto di molte persone in tutto il mondo. Il presidente Mujica può aver fatto molte cose controverse nella sua carriera politica, ma ha dato un ottimo esempio di leadership ed è diventato uno dei temi di discussione preferiti in tutto il mondo. Una cosa di cui non potrebbe mai essere accusato è l'avidità. Nel 2015 ha ufficializzato le sue dimissioni presentando una lettera al capo del Senato, Lucia Topolansky, all'epoca vicepresidente dell'Uruguay. È interessante notare che era stata anche la moglie del presidente Mujica negli ultimi 10 anni e, come avete intuito, lo è ancora oggi. Dopo una lunga carriera politica comune, questi 2 piccioncini possono finalmente godersi gli ultimi anni della loro vita circondati dalla pace e dalla tranquillità e dalle poche persone che si fermano nella loro fattoria per dare un'occhiata all'uomo che ha ridefinito il termine presidente. Cosa ne pensate di José Mujica? Ditecelo nei commenti.